Qualche settimana fa, a ridosso dell'uscita dell'isola solitaria dell'armatura, in concomitanza a quest'ultima sono trapelati alcuni leak riguardo alla seconda parte del pass di espansione, ossia quella dedicata alle terre innevate della corona. Non ho onestamente intenzione di parlarvi su questo canale di questi leak, nonostante io sia andato a vederli velocemente per avere un'idea della portata del leak stesso. Vi basti sapere che ad un'occhiata molto superficiale sembra tutto molto più massiccio dell'isola solitaria dell'armatura. Ma mi fermo qui perché so alcune cose che immagino altri già sappiano nel momento in cui sto registrando questo video, che avrei preferito non sapere, o quantomeno non sapere in questo modo, non tramite un leak. Il tema centrale di questo video, infatti, vuole piuttosto ripercorrere una mia riflessione, che non sarò di certo il primo a tematizzare, ma che ha più o meno sempre albergato nella mia testa e che grazie agli eventi recenti ha avuto modo di farsi spazio tra i miei vari pensieri. Quest'oggi tenterò di dare una mia visione del come internet, e più nello specifico se vogliamo, ma non solo, i social network hanno contribuito a cambiare il modo in cui oggi noi viviamo il videogioco Pokémon. Prima di immergerci nel discorso reale, devo fare anche una professione di ignoranza. Non sono un sociologo, né tantomeno un esperto cultore di videogiochi, tutt'altro. Quindi io non ho né la pretesa di andare a dire cose che valgano al di fuori della sfera Pokémon, né tantomeno quella di descrivere esperienze comuni. Vi limiterò in questo video a fornirvi una riflessione da studente di filosofia che vede le cose in una certa maniera, e poi semmai sarete voi nei commenti a confermare le mie parole. Ora, io ho 20 anni e seppur per un breve periodo ho vissuto quell'era nella quale internet non era a disposizione di tutti, e la popolarità di Pokémon di quell'epoca ha voluto che il mio amore per questo brand sbocciasse proprio in quel periodo. Per tutta la mia infanzia, complice anche il fatto che sono giunto su internet parecchio tardi, nel 2014, rispetto ad altri miei coetanei, anch'io sono riuscito per una buona parte della mia vita a vivere sulla mia pelle le leggende metropolitane più insolite. Anche a causa della mia ingenuità, va detto, per un po' di tempo rimasi convinto che Magmortar fosse un leggendario e che Electivire non lo fosse. Mentre per anni non fui in grado di accedere a Zafferanopoli, né tantomeno a risolvere l'enigma della cripta dei punti che era presente in Pokémon Verde Foglia. Questo perché nei primi anni 2000 il videogioco per me era ancora un'esperienza intima e personale che al massimo poteva essere condivisa con pochi amici, quei pochi magari che avevano effettivamente giocato quel videogioco, ma soprattutto con persone vicine a me. Questa condizione nella quale tra me giocatore e il videogioco non c'era alcun tipo di mediazione, o comunque erano molto limitate rispetto a ciò che dovevo fare e a come dovevo farlo, implicava un importante sforzo personale per proseguire nell'avventura o ottenere vari achievement, e proporzionale allo sforzo era poi la soddisfazione di raggiungere questi obiettivi. Ecco, credo di non sbagliarmi in questo caso quando dico che la fama di Pokémon ha fatto leva anche su questi aspetti, e soprattutto su un'epoca storica della quale ad oggi manca il fondamento. Già, perché un tempo i videogiochi Pokémon erano più difficili non solo, come molti sostengono, perché noi eravamo piccoli, ma anche e soprattutto, oserei dire, perché eravamo di meno. Meno contatti all'epoca con le persone implicavano un minor numero di testimonianze, quindi una minor possibilità di risolvere un problema o di verificare una leggenda metropolitana, e credo che sia proprio a queste ultime che Pokémon deve molto del fascino che ha esercitato su una generazione intera. Oggi invece le cose sono cambiate ed esistono le community, generatesi su internet grazie all'esistenza dei social network, e che hanno permesso ad un numero sempre più ingente di persone di condividere le proprie passioni con altre persone magari lontanissime e altrimenti irraggiungibili. Ad esempio, noi su questo canale, nel nostro piccolo, siamo una community. Io vi parlo di quelle che sono state le mie esperienze sul gioco Pokémon, di quelle che sono le mie teorie, di quello che ho visto, di quello che ho scoperto, magari vi porto dei gameplay su Twitch e quant'altro, voi nei commenti ribadite raccontando magari anche voi una vostra esperienza o un vostro parere. Non necessariamente io e te dietro lo schermo siamo amici, anzi all'interno di una community, visti e considerati i suoi numeri, è molto più facile che due persone non si conoscano piuttosto che il contrario. E questo non è un male, è normalissimo, perché internet è dispersivo di suo. Venire qui su questo canale e pretendere di conoscere tutti sarebbe come andare allo stadio e pretendere la stessa cosa, è impossibile. Eppure, ed è questo secondo me il punto a cui dobbiamo arrivare, pur non avendo tante conoscenze a disposizione invece abbiamo le opinioni di molte persone. Opinioni, ma soprattutto esperienze che sono comunicabili tramite parole, immagini, file audio. Come forse avrete notato, rispetto a quello che ho detto prima, cioè il fatto che meno conoscenze implicano meno testimonianze e dunque il proliferare di leggende, oggi la situazione è ribaltata. Tanti
tante esperienze e opinioni si tramutano in informazioni che ci portano a capire cosa è vero e cosa è falso, cosa è plausibile e cosa no. Ora, lungi da me paragonare Pokémon Spada e Scudo a un Pokémon Smeraldo o a un Pokémon Platino. Come sapete, attualmente su Twitch sto portando avanti una run su Pokémon Platino con solo Shedinja. Ed è sorprendente la quantità di intrattenimento che quel gioco offre. E questo discorso ovviamente non si limita a Pokémon Platino, possiamo parlare anche di Smeraldo. Ad esempio, penso che l'enigma legato al Braille sia una delle cose migliori che il videogioco Pokémon abbia mai offerto, se non la migliore. Perché è incredibilmente stimolante ed intelligente sfruttare qualcosa di esterno al videogioco per far sì che tramite il giocatore il videogioco si propaghi in un certo senso anche nella vita vera. Dunque non sto dicendo, a scanso di equivoci, che i nuovi giochi ci appaiono meno belli dei precedenti solo e soltanto perché li conosciamo meglio grazie a internet. Però proviamo a fare questo esperimento mentale. Se uscisse oggi, con la consapevolezza di oggi, con la comunicazione e i mezzi di oggi, quanto sarebbe di impatto, efficace e sorprendente una quest simile a quella dei regi? Quanto ci vorrebbe prima che su una community o in generale su internet trapelino le informazioni su come risolvere quell'enigma? Ora, da un punto di vista fattuale, le cose non sono mai cambiate. Non è che 15 anni fa la gente non sapesse cosa fosse il Braille e oggi tutto lo sanno. Semplicemente in questo periodo storico abbiamo creato e realizzato al massimo delle sue potenzialità quello che qualcuno ha pensato di definire villaggio globale. Cioè un tipo di società nella quale le notizie girano come se si fosse in un villaggio, quindi per passaparola, ma girano con una forza mediatica esponenzialmente più grande per il fatto che possiamo comunicare con molte più persone. È un fattore meramente probabilistico, ragazzi. Se io parlo con 5 persone o parlo con 1000 persone, in quale caso ho più probabilità di scoprire cos'è il Braille? Insomma, rispetto ad un passato incredibilmente prossimo nel quale le informazioni si trasmettevano al più tra amici e magari potevano giungerci attraverso svariati legami di conoscenza, oggi ogni informazione si presta al dominio pubblico. Perché tutti noi siamo su internet e abbiamo potenzialmente, entrando in un qualsiasi gruppo, l'attenzione di molte più persone. E al tempo stesso a queste persone a cui ci rivolgiamo dobbiamo prestare ascolto. La struttura dei giochi Pokémon, complessa nel suo procedere da un certo punto di vista, era una struttura che era molto più funzionale quando il videogioco ancora era una questione privata. E allora mi sono chiesto a che pro inserire in un ipotetico nuovo gioco un qualcosa di complicato come la quest dei regi se la sua difficoltà si può sciogliere facilmente tramite due click. Immaginate se ai tempi di Pokémon Rubino e Zaffiro, per chi li ha vissuti, fosse stato di dominio pubblico che alcuni Pokémon misteriosi venivano distribuiti esclusivamente in Giappone. Secondo voi sarebbero nate e proliferate con così tanta facilità leggende metropolitane su Deoxys o Jirachi? E permettetemi a tal proposito di fare, per così dire, l'esempio inverso. In Pokémon Spada e Scudo abbiamo assistito, credo, alla seconda cosa più esoterica mai vista dopo il Braille. Sto parlando dell'evoluzione di Yamask forma Galar. Per chi avesse vissuto sotto una roccia per gli ultimi 8 mesi, e l'espressione attenzione non è casuale, questo Pokémon si evolve se viene danneggiato da mosse dirette per un totale di 49 PS e se poi, senza essere né curato né mandato KO, viene portato sotto una specifica roccia presente in uno specifico punto delle terre selvagge. Ma tutto questo procedimento io non l'ho scoperto empiricamente giocando il gioco, l'ho letto su Bulbapedia. Se questa cosa fosse stata introdotta nei giochi Pokémon 20 anni fa, avrebbe fatto la storia e probabilmente oggi ne staremmo parlando come parliamo del glitch di Mew, cioè come una cosa che rasenta la leggenda. Ma se alla fin fine questo incredibile metodo evolutivo è passato in sordina, se nessuno lo cita quando si parla dei pregi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, è perché nelle 24 ore successive all'uscita del gioco già si sapeva. Perché basta che una persona abbia capacità di data mining e la frittata è fatta. E non credo di sbagliare nel dire che moltissimi di voi hanno scoperto questo metodo evolutivo da internet, dove volenti o nolenti siamo sommersi di informazioni che, per quanto tendenzialmente ci dicano la verità, allo stesso tempo, quando si parla di un videogioco, magari tolgono quel sublime che il videogioco effettivamente ha. Non penso sia un caso, onestamente, che più internet si è diffuso a macchia d'olio nella società e più il videogioco Pokémon si è dimostrato nello svolgimento della sua trama automatizzato. Emblematico, a mio avviso, è un confronto tra due dei giochi Pokémon migliori mai fatti, cioè Pokémon Oro Argento e Pokémon Nero e Bianco. Giocando a Pokémon Oro Argento si ha la sensazione di venire lasciati in balia di se stessi dalla mappa. Pensate alla necessità di dover fare avanti e indietro tra Olivinopoli e Fiorlisopoli per portare la pozione. Nessuno ci porta
carta o ci indica specificatamente il luogo dove quella pozione dobbiamo ottenerla. Se pensiamo invece a Pokémon Nero e Bianco, già la situazione è diversa. Pur essendo un grandissimo gioco per tutte le motivazioni che non starò qui a ripetere, Pokémon Nero e Bianco ti accompagna durante l'avventura, ti porta nei luoghi di interesse, ti porta agli accessi delle nuove zone. È davvero raro che in questi giochi si possa entrare in una città senza essere fermati da un NPC che ci dice: ehi, devi entrare qui. E allora oggi, con le informazioni che circolano ad una tale velocità, forse avrebbe poco senso fare ciò che fecero Pokémon Rosso e Blu, che per farmi accedere a Zafferanopoli misero in cima a un centro commerciale delle bevande da portare alle guardie assetate. Ma ad oggi una roba del genere sarebbe davvero a portata di due click. Ragione per cui, forse azzardo, il videogioco si sta lentamente indirizzando verso l'open world, che lasciando più libertà rende più importanti il come ed il quando si svolge un'azione piuttosto che l'azione effettiva da fare. Ciò ovviamente funziona se l'open world in questione è in grado di fornire un'esperienza di libertà pagante, compito che per quanto riguarda Pokémon Spada e Pokémon Scudo è in gran parte fallito e che a dire il vero mostra un timido ma pur sempre un miglioramento con i suoi DLC. Ora è vero che il videogioco Pokémon di un tempo ad oggi non avrebbe un effetto che al tempo ebbe, però è anche vero, come abbiamo dimostrato quest'oggi, che il gioco ha provato ad evolversi, non solo rendendo piano piano l'avventura più automatizzata, ma anche in un certo senso dilatandola nello spazio con le terre selvagge di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che poi purtroppo hanno tutti i difetti che conosciamo. Però resta ancora qualcosa su cui internet, a mio avviso, può essere battuto: la trama. Se infatti il gioco è reso più intuitivo e automatizzato nel suo procedere, allora, ammettendo di acquistare il gioco al day one, è possibile battere sul tempo le informazioni che internet ci porta, completando il gioco prima di accedere a qualsivoglia community. Su questo piano, che è squisitamente teorico, sarebbe possibile godersi genuinamente una trama, ma nel pratico, come sappiamo tutti, ciò non avviene. Perché soprattutto per quanto riguarda la sfera di Pokémon, esistono i leak. Se ai tempi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, a pochi giorni dall'uscita del gioco, non fosse stata leakata la battaglia iniziale con Zacian e Zamazenta, che a mio avviso è uno dei momenti oggettivamente più alti della storia delle trame di Pokémon, oggi le daremmo più valore. Se Eternatus non fosse stato leakato a marzo 2019, forse quella battaglia finale l'avremmo vista diversamente. E quello che ho letto sulla Landa Corona, quando lo vedrò nel gioco, mi stupirà sicuramente meno di quanto avrebbe potuto stupirmi. E ciò, per forza di cose, influenzerà non solo la mia esperienza di gioco, ma anche il giudizio che darò di questa mia esperienza di gioco. E queste sono delle cose sulle quali bisognerebbe porre più attenzione, sia che i leak siano voluti, o sia che siano effettivamente dei leak e dunque delle perdite. E infine passiamo all'obiezione secondo la quale basta non guardare le informazioni per non avere informazioni, che è valida da un certo punto di vista, ma è anche molto inattuale. Oggi internet fa parte della nostra vita, molti si informano tramite internet, vivono l'attualità anche del proprio paese tramite internet, e come ben sappiamo internet ci propone ciò a cui ci mostriamo interessati. Proprio a causa di questo meccanismo, che è lo stesso che regola il traffico di YouTube, per il quale più video di Pokémon guardate, più video di Pokémon vi vengono proposti, rende veramente difficile evitare le news se non si fanno delle scelte radicali. Oggi i leak della Landa Corona corrono poco, per il semplice fatto che non sono così tanto massicci, ma alcune cose le dicono e sono cose che una volta uscito il DLC avranno un peso. E allora, in una situazione già compromessa, nella quale il videogioco deve cercare di stupire privandosi dell'arma della novità, non possono, a mio avviso, uscire certi leak. Ne va della godibilità di un titolo e, paradossalmente, ma forse nemmeno troppo, delle teorie che su quel titolo si fanno prima dell'uscita. Perché sì, riguardo Pokémon Spada e Scudo, più o meno tutti alla fin fine hanno capito come sarebbe andata a finire la trama. Perché oltre ad una campagna marketing abbastanza consistente per quanto riguarda l'annuncio di vari personaggi, a marzo è stato leakato Eternatus, descritto come l'origine del fenomeno Dynamax e come il leggendario malvagio e dunque presumibilmente il boss finale. Se così non fosse stato, forse in molti di meno avrebbero compreso dove il gioco sarebbe andato a parare. E questo avrebbe aumentato da un lato la soddisfazione di chi sarebbe arrivato alle conclusioni corrette e dall'altro lo stupore di chi invece si sarebbe trovato davanti a qualcosa di totalmente inaspettato. E allora qui arriva il secondo ed ultimo punto che voglio sentenziare riguardo alla critica del non guardare le informazioni. Non è necessario sapere in anticipo come svolgere un determinato dungeon o conoscere come finirà la trama per rovinare o compromettere un'esperienza di gioco. È sufficiente
sufficiente sapere che quelle informazioni esistono e che sono alla portata di una banale ricerca su Google. Perché il videogioco, in un certo senso, o almeno per come l'ho sempre inteso io, soprattutto il roleplay, deve essere una sorta di simulatore di vita. Almeno in linea teorica, dovrei essere io a capire come risolvere i problemi. Tutta questa immensa facilitazione che l'informazione ci fornisce svilisce, secondo me, il videogioco. E per farvelo capire, concludo con una metafora forse un po' avventata, ma che secondo me potrebbe essere anche abbastanza azzeccata. Non esiste un leak della nostra vita. Tramite una ricerca su Google non possiamo sapere se qualche data miner ha scoperto quando moriremo. Se noi fossimo costretti a vivere la nostra vita sapendo che a brevissima distanza ci sono le informazioni su cosa effettivamente vivremo, daremmo la stessa importanza a tutto questo? Troveremmo un senso nel goderci quel poco di vita che ci si può godere? Produrremmo arte? Produrremmo cultura? Produrremmo video dedicati a Pokémon dove si criticano questi aspetti? Forse no. Bene, signori, spero di non avervi troppo annoiato con questa riflessione. Sono reduce da un esame di bioetica e con questa ultima metafora ho in un certo senso citato la bioetica, quindi abbiate pazienza, sono universitario, ogni tanto ho bisogno di questi sfoghi. Spero comunque che il video sia risultato piacevole, vi invito se è così a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, chiaramente se non siete ancora iscritti. Vi ricordo che alle 14:30 siamo in live su Twitch per giocare a Pokémon Platino con solo Shedinja e siamo in live, a meno che io non dia smentita, ogni lunedì e venerdì alle 14:30. Per il resto passate anche dagli altri social e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.